Benvenuti a questa amichevole da Piero Gepardo e Stefano Nava. Si gioca solo per l'onore, ma sono sicuro che questo non impedirà alle due squadre di mettere tutto quello che hanno in campo. Entrambe vorranno fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Perdere non fa mai piacere. I due tecnici potrebbero approfittarne per fare qualche esperimento e provare magari schemi nuovi. Non godono di grandissima considerazione dal punto di vista estetico, perché sono una squadra piuttosto difensiva che preferisce aspettare gli avversari e semmai colpire. Però insomma, questa è una scelta precisa, Stefano. Concedono poco allo spettacolo, preferiscono rintanarsi in difesa piuttosto che aggredire il portatore di palla. Evidentemente è la scelta che li espone a meno rischi quando si difendono. Ecco l'11 della formazione ospite. Partono col 4-5-1, almeno sulla carta abbastanza conservativo. Probabile che si sia voluto affidare a un modulo che la squadra conosce meglio, ma come hai giustamente ricordato tu, Pier, nessuno gli vieta di cambiare strategia in corsa. Si comincia! Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Perde palla. Hanno recuperato bene grazie al lavoro di pressione. Gran palla in mezzo. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Corner battuto in mezzo. Spazzano senza problemi. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Lo ferma ma non controlla. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Hunt. Si libera spazio. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Hunt, pallone intercettato senza problemi. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Pressing che dà i frutti, palla recuperata. Da Prela. E finalmente c'è spazio per lui. Cerca il cross, basso. Si porta a più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Il portiere davvero non poteva far nulla qui, erano 2-1. È stato lasciato solo Pierluigi, ha dovuto solo appoggiare in rete l'assist del compagno, molto facile questo. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Ha spazio davanti a sé. Holdy. Prova la botta, conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. .
Arndt. Punta l'area. Palla schizza via dopo il contrasto. Recuperano palla. Da Prela. Douglas Santos. Palla larga. Ha perso il pallone. Prova il raso terra. C'è il rilancio lungo. Palla fuori, sarà corner. Non sta facendo mancare il suo apporto, nemmeno oggi positiva la sua prova. Ha concluso diverse volte verso la porta avversaria, trovando anche il gol in più di un'occasione. Credo che il portiere se lo sognerà anche la notte. Occhio alla botta. Rete, splendida rete. Grande potenza, la palla si è insaccata proprio sotto la traversa. Si allarga il divario inesorabile fra le due squadre. Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Da Prela. C'è spazio per andare. Prova a sorprenderlo. Attenzione! Rete! Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza. Li stanno umiliando, Pierluigi. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Prela, la traiettoria verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Palla che rotola via dopo un buon intervento. L'arbitro che chiude una prima frazione assolutamente a senso unico. 4-0 fino a questo momento. Ha disputato una prima frazione davvero molto positiva da incorniciare fino a questo momento. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Ne ha messi due. E stanno vincendo. Cosa chiedere di più? Una tripletta? E magari. Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa dopo il dominio assoluto della prima frazione. Arndt. Sakai. C'è spazio, occasione. La difesa spazza via il pallone. Si avvicina alla bandierina per il calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Risolve lui. Occhio a Holby. Sakai. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Si ripartirà con una rimessa laterale. Un cambio dettato probabilmente dalla volontà di trovare nuove energie. Bisogna fare i conti con la stanchezza per non arrivare in fondo senza benzina.
Intercettano bene il pallone. Centra in pieno il difensore. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Occhio al tiro, ha provato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Ci sarà dunque una sostituzione? Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenzione, pericolo! C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Si avvicina all'area. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa. Il merito è tutto degli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Potrebbe andare al cross. Occhio al traversone. Gran tiro. La mancata reazione dal possesso palla prolungato degli avversari sta irritando i tifosi, chiaramente insoddisfatti dell'atteggiamento troppo passivo dei loro giocatori. Devono fare qualcosa se vogliono riaprire il match. Passaggio intercettato. C'è un problema, attenzione a giudicare. Tocco verticale interessante. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Palla in fallo laterale. Sakai. Spazio per il cross. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Holdy. Prova. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Prova a pressare il difensore. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. 5 minuti, Pier, separano le due squadre dal 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Cross in mezzo. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Holdy. Ci saranno 2 minuti di recupero. Prova addirittura la conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Hanno spezzato bene la trama qui. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Match a senso unico, come racconta il risultato che premia doverosamente la loro prestazione è davvero molto buona. Niente da fare per la squadra avversaria, troppo netta la differenza in campo per sperare anche solo di abbozzare una reazione. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha fatto la differenza non solo per i 2 gol, ma soprattutto per la prestazione, un vero lottatore, un esempio anche per i compagni.